Buonasera dalla redazione TG Ten. Tra pochissimo il nostro telegiornale non può che essere il maltempo in primo piano in questa edizione. Massimo livello di rischio, lo dice l'Agenzia Ambiente Calabria. Scuole chiuse in diversi centri della nostra regione, sia nella giornata di oggi che per domani. Situazione difficile sul Ionio Catanzarese e nel Regino. Parleremo poi di un atto intimidatorio. Una trivella è andata in fiamme nel cantiere per la costruzione del ponte di Calatrava a Cosenza. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni peggiori. E poi parleremo di politica, di sanità, delle nomine che la Presidente facente funzioni di Stasi starebbe per ritirare e poi di cronaca con l'agguato di Santa Maria di Catanzaro. Questo è altro dopo i titoli. Scuole chiuse nel Regino e nel Catanzarese anche nella giornata di domani. I danni dell'ondata del maltempo sono ingenti, sotto controllo i corsi d'acqua della fascia ionica regina. Un incendio ha danneggiato una delle ruspe impegnate all'interno del cantiere per la costruzione del ponte di Calatrava a Cosenza. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni. Indaga la polizia. La giunta regionale ritirerà gli atti relativi alle procedure di nomina ai dirigenti. L'impegno del presidente Stasi, nella prossima seduta bloccheremo gli atti. Un 33enne è stato ucciso in un agguato questa mattina a Catanzaro. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto nel quartiere di Santa Maria. I carabinieri stanno interrogando un sospettato. Serviranno a pagare parte degli stipendi arretrati 60.000 € elargiti alla provincia di Cosenza per la biblioteca civica, una boccata d'ossigeno per i dipendenti. Ancora buonasera, dunque, piogge temporali in diversi centri della Calabria, danni e disagi nel Regino e sulla fascia ionica catanzarese. Domani la città capoluogo, ma in altri centri scuole chiuse anche oggi a Catanzaro, a Locri, a Lamezia, a Crotone e a Serra San Bruno, dove spesso le ordinanze valgono anche per ville comunali, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Ma sentiamo lo Sabbaldino. Una frazione isolata nel Regino, a causa del maltempo, gli abitanti di Natile nel comune di Careri hanno trascorso una notte da incubo. La pioggia insistente ha fatto saltare il ponte di collegamento con i centri limitrofi. Predisposti i presidi di polizia, prevenzione per eventuali emergenze. È un vero e proprio campo con i soccorsi in servizio H24, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Preoccupazione anche a Bovadino, dove è esondato il torrente Careri e Aplatì per un corso d'acqua al Ciancio, pericolosamente ingrossato. Attivati i centri operativi comunali per le aree a rischio. La sala operativa, allestita dalla prefettura di Reggio Calabria, ha registrato segnalazioni di ulteriori disagi. Interrotta la linea ferroviaria ionica Reggio Calabria-Metaponto nella tratta Bianco-Bovadino, che in tarda mattinata è stata ripristinata. Sul territorio l'allerta è massima per le prossime 36 ore. A Catanzaro il sindaco ha disposto la chiusura di tutti i plessi di ordine e grado della città per domani e sabato. Un provvedimento precauzionale, si fa sapere dal municipio, a salvaguardia della salute e dell'incolumità degli alunni. Intanto nuvole minacciose coprono tutta la regione, i banchi di nebbia disturbano il traffico. La Calabria nella morsa del maltempo, il consiglio per le prossime ore è quello di uscire da casa solo se strettamente necessario. I centri operativi comunali nelle zone a rischio sono già operativi, ma guardando alle altre regioni d'Italia la tensione è alta. Allora, ribadiamo che ci sono altri centri dove le scuole saranno chiuse domani, fra i grandi centri Crotone, Lamezia, Locri, ma ci sono anche diversi comuni come Serra San Bruno, San Roberto, dove i sindaci hanno adottato lo stesso provvedimento. Il centro funzionale multirischi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, l'ARPAC, informa che tutto il territorio regionale sarà interessato nelle prossime 24 ore da precipitazioni diffuse localmente, anche molto intense, a carattere di rovescio o temporale.
tali precipitazioni, prosegue la nota, saranno localizzate sull'intero territorio regionale, ma una maggiore probabilità di accadimenti è prevista sul versante ionico centro-meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti con rinforzi fino a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Lasciamo per il momento, poi se ci saranno aggiornamenti naturalmente ve li forniremo in diretta, la questione maltempo, occupiamoci di cronaca. Un incendio ha danneggiato una trivella utilizzata all'interno del cantiere per la costruzione del ponte di Calatrava a Cosenza. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni, indaga sull'evento la polizia, sentiamo Emilia Canonaco. Al cantiere si lavora come ogni giorno, ma quando, intorno alle 7 di stamattina, gli operai della ditta che hanno in appalto le opere civili del ponte di Calatrava a Cosenza sono giunti sul luogo di lavoro, hanno subito capito che la notte appena trascorsa non era stata una notte come le altre. Siamo arrivati alle 7 di mattina, come tutte le mattine, c'erano un pompiere, erano già andati via, abbiamo trovato un po' di gente che guardava qui la macchina. Che è stata incendiata. Un boato, intorno a mezzanotte, sveglia gli abitanti delle case che si trovano nelle immediate vicinanze del cantiere. Pochi minuti dopo, i vigili del fuoco stanno già spegnendo le fiamme che avvolgono la grande trivella. È una trivella, quella che fa i buchi per i pali di fondazione, e quindi hanno fatto un bel danno. Non so se era tipo una macchina nuova, però... Il mezzo è parcheggiato fuori dal cantiere. Negli ultimi giorni è rimasto fermo. Hanno finito i loro lavori e li devono riprendere tra un paio di mesi. Quindi per non fare il trasporto che comunque costa, l'hanno lasciato subito qui. Il cantiere di notte non è custodito. Accedervi dalla strada che lo costeggia non è difficile. Chi ha appiccato l'incendio ha agito indisturbato. Che è controllato dalla vicinanza, però quello essendo fuori cantiere. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, ma del caso si occupano anche i carabinieri. Prima di stanotte, le ditte impegnate nel cantiere per la realizzazione del ponte di Calatrava non avevano ricevuto avvertimenti, perché di questo pare trattarsi. Qui in cantiere si lavora tranquillamente, sì. Mai è venuto qualcuno a darvi fastidio? No, per ora no. Siamo da mangio che stiamo lavorando qui, non abbiamo avuto mai problemi. Episodio a dir poco inquietante, sotto la cappa di apparente tranquillità che sembra avvolgere la città di Cosenza, la malavita trama per avere la sua parte. La Giunta regionale ritira gli atti relativi alle procedure di nomina dei dirigenti, l'impegno della Presidente Stasi nella prossima seduta dice bloccheremo gli atti, sentiamo. In periodo di campagna elettorale vengono fuori situazioni, diciamo così, anomale e così accade che gli sgoccioli della legislatura la Presidente facente funzioni Stasi sia costretta a chiedere alla Giunta la revoca di alcuni bandi per posizioni organizzative in alcuni dipartimenti della Regione e degli incarichi in alcuni enti subregionali emanati e pubblicati proprio in prossimità delle elezioni regionali. La cosa non è passata inosservata, tanto che è esploso il caso delle cosiddette carriere facili proprio in piena campagna elettorale, una coincidenza alquanto sospetta che è diventata motivo di scontro politico e così, dopo il clamore e i dubbi avanzati circa le finalità reali di tali incarichi, la Presidente facente funzione ha detto di aver fatto delle verifiche e che nel prendere atto che allo Stato risultano avviate numerose procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali, chiederà alla Giunta nella prossima seduta la possibilità di non darvi seguito. Un passo indietro, insomma, sarà conseguenziale? Chissà. E adesso parliamo di politica, dalla piazza ai social network, come cambia la campagna elettorale e poi soprattutto gli appuntamenti e le voci di questi giorni. Sentiamo Valentina Palmieri. La piazza resta sempre il fulcro della campagna elettorale, lo sa bene Renzi che annuncia il 21 novembre sarò in Calabria per sostenere Mario Oliverio. Il segretario del PD sta ultimando la scaletta della giornata, sul palco ci saranno Luca Lotti, Maria Elena Boschi e il vice Guerini. Gli ultimi appelli si concentreranno in quella giornata, la volata al candidato di centrosinistra che la campagna elettorale l'ha iniziata anzitempo e non solo in piazza. Già perché ai tempi dei social un clic e un mi piace possono fare la differenza. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, ha fatto del web la sua corsia preferenziale per la comunicazione. Ed ecco l'ultimo video postato da Cono Cantelmi, l'annuncio del volo con il parapendio.
il prossimo 8 novembre a Praia Mare. È un gesto simbolico per far vedere ai calabresi, dice, che abbiamo coraggio per superare gli ostacoli e liberarci dalle zavorre che ci tengono legati al malaffare. Altro candidato, altro video postato su Facebook. Vandaferro a Mileto con l'imprenditore Pippo Callipo, che nei giorni scorsi ha sposato il progetto politico della candidata forzista. L'incontro con un gruppo di sostenitori nel centro del Bibbonese, dallo spunto ai social per la discussione su sviluppo ed economia in Calabria. Vandaferro si vanta di provenire dalla destra, ma dica qualcosa di destra, replica a distanza Nico D'Ascola, che attacca Forza Italia, ha tradito gli elettori sui temi della famiglia. Alternativa popolare invece no, la famiglia è fondata sul matrimonio. Non è un caso che il candidato proprio in queste ore abbia cambiato la sua copertina su Facebook. Eccola. Flash della campagna elettorale in primo piano anche sul profilo di Domenico Gattuso. L'ultima foto è stata scattata a Bologna, l'incontro con Barbara Spinelli e il confronto sui temi della campagna elettorale per le regionali. Poi di nuovo in Calabria sfidando le avverse condizioni meteo per parlare, dice Gattuso, con i lavoratori del settore trasporti. Comparto tra i più sofferenti, ricorda il professore. Lunedì prossimo le associazioni di volontariato della provincia di Cosenza incontreranno i candidati alla regione. Anche questa una novità. Agguato mortale a Catanzaro, torniamo alla cronaca. Questa mattina un giovane del luogo è stato raggiunto a numerosi colpi d'arma da fuoco mentre transitava con la sua auto su viale Lucrezia della Valle nel quartiere di Santa Maria. Trasportato in ospedale e morto poco dopo, fermato il presunto autore, forse un regolamento di conti alla base del delitto. Marisa Fallico. Siamo a Catanzaro nel quartiere Santa Maria, all'incrocio tra via Lucrezia della Valle e via dei Conti Fallucche, teatro questa mattina di un agguato mortale sulla cui matrice ancora non ci sono certezze. E questa è l'auto a bordo della quale stava viaggiando Alessandro Morelli, 33 anni del luogo, noto alle forze dell'ordine. Improvvisamente è stato affiancato da un'altra vettura che evidentemente lo stava seguendo e dalla quale sono partiti numerosi colpi d'arma da fuoco. Alcuni hanno attinto Morelli al torace e all'addome. Momenti di panico, qualcuno chiama le forze dell'ordine, la zona è piuttosto trafficata e ci sono degli esercizi commerciali. Sul posto arrivano i carabinieri della compagnia di Catanzaro e del reparto operativo provinciale, agenti della squadra mobile e i sanitari del 118. Il giovane viene trasportato in ospedale, le sue condizioni appaiono subito gravi, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, muore poco dopo. I colpi hanno raggiunto organi vitali, mentre sul luogo dell'agguato i carabinieri della scientifica cristallizzano la scena del crimine, bloccano la circolazione, allontanano i curiosi e iniziano i rilievi. Vengono repertati i bossoli, analizzata a fondo la vettura, sentiti i testimoni. I sospetti si indirizzano su un pregiudicato, viene rintracciato e accompagnato in caserma. Gli inquirenti avrebbero in mano elementi importanti per ritenere che sia lui l'autore dell'omicidio, anche se al momento non trapela nulla sul movente. Forse un regolamento di conti maturato negli ambienti rom, forse una vendetta per uno sgarro, diverse le ipotesi. Di certo chi ha deciso di colpire Morelli era pronto e determinato a tutto, visto che ha scelto di portare a termine la sua missione di morte in pieno giorno in una zona affatto isolata, senza preoccuparsi di eventuali vittime collaterali o comunque di essere riconosciuto, come pare sia successo, anche se potrebbe essere stata la vittima di indirizzare le indagini prima di perdere conoscenza. Un delitto tutto da decifrare che fa innalzare il livello di guardia sul fronte sicurezza. C'è una tech d'agenzia battuto pochi minuti fa, un uomo, Marcello Amato, di 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Catanzaro perché è ritenuto il responsabile dell'omicidio di Alessandro Morelli, 33 anni, compiuto questa mattina nel quartiere di Santa Maria, come ci ha raccontato la collega Marisa Fallico. E adesso occupiamoci, se è pronto il servizio, di un maxi sequestro di rame, 2 chilometri di cavi che sono stati rinvenuti nella località Zumpano di Cosenza. I furti di rame sono molto frequenti, creano problemi, intanto c'è il reato in sé e anche problemi per la circolazione, per la viabilità, visto che il rame che viene sottratto ad esempio dalle gallerie toglie l'illuminazione, quindi crea un pericolo per la incolumità pubblica. Anna Franchino.
Eccoli, quasi 2 chilometri di cavi sequestrati dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato, 2 le persone deferite per ricettazione nell'ambito di un'indagine vasta e articolata effettuata nel comune di Zumpano, in provincia di Cosenza. L'ingente quantitativo di cavi era destinato all'utilizzo nel settore energetico e della telefonia. Nel corso di un'operazione di controllo e perquisizione di un'attività sita in località Padula, il nucleo investigativo di polizia ambientale del CFS, supportato da uomini di diversi reparti, ha portato tra le altre cose al rinvenimento di 1800 metri di cavo Enel media tensione in alluminio e 150 metri di cavo in rame usato per le linee aeree di bassa tensione sempre dall'Enel. Oltre ad un cavo in rame della Telecom per la trasmissione di segnale di fonia per un peso complessivo di circa 2 tonnellate, il riconoscimento del materiale è avvenuto anche grazie alla collaborazione di tecnici specializzati prontamente giunti sul posto. Durante l'attività investigativa sono stati rinvenuti anche numerosi manufatti in rame e di altra natura che saranno oggetto di successive indagini e controlli. Il fenomeno dei furti di rame è molto frequente sul nostro territorio, numerose le segnalazioni e le denunce da parte di società operanti nel settore dei trasporti, nel settore energetico e delle telecomunicazioni, nonché di aziende elettrotecniche ed elettroniche. I furti che gli uomini del Corpo Forestale dello Stato stanno cercando di arginare da diversi mesi, però comportano non solo una perdita economica per le aziende, ma provocano l'interruzione dei servizi pubblici essenziali, con ripercussioni di natura economica e sociale e con possibili rischi per la sicurezza pubblica. Ci siamo occupati spesso della questione inerente alla Biblioteca Civica di Cosenza, sappiamo degli stipendi arretrati, dell'incertezza per il futuro, un ente a metà fra comune e provincia, adesso c'è la rivoluzione delle province, arriva una boccata di ossigeno per i dipendenti, per la struttura, con 60.000 euro. Stefania Belvedere, sentiamo. Da oggi ritorna ad essere pulita la facciata principale dello storico edificio di Piazza 15 Marzo a Cosenza. Non ci sono più gli striscioni di contestazione che campeggiavano all'esterno del palazzo, rivolti all'amministrazione comunale e a quella provinciale, le quali concorrono insieme alla gestione della biblioteca civica. L'ente autonomo, nonostante la lena e la dedizione dei dipendenti spesso scesi in piazza a protestare per i mancati pagamenti, ha attraversato un periodo buio, una situazione precaria, ma finalmente pare ci siano buone novità. Oltre infatti allo stanziamento di 60.000 euro, destinati essenzialmente al pagamento degli arretrati, il sindaco di Cosenza, durante una delle sue prime uscite pubbliche anche da presidente della provincia, proprio nel prestigioso edificio adiacente al Teatro Rendano, ha assicurato che affronterà i problemi in seno a quei locali che custodiscono un patrimonio librario di inestimabile valore. Si vuole insomma voltare pagina. Occhiuto ha annunciato anche diverse strategie di rilancio, ad esempio fondere la civica con la provinciale, realizzando così un'unica biblioteca attraverso la stesura di un solo statuto. Insomma, la rivoluzione sta per partire e finalmente adesso i dipendenti, in tutta una decina, potranno lavorare guardando al futuro con tranquillità. Un workshop organizzato dall'Unione Cechi a Vibo, rivolto agli insegnanti di sostegno, obiettivo conoscere meglio le potenzialità e le applicazioni dei nuovi supporti tecnologici per i non vedenti. Sentiamo. È il solito problema, una scuola non al passo con i tempi e in continua lotta con le moderne tecnologie, creando un gap nel rapporto studente-insegnante che si manifesta in maniera ancora più complicata quando si tratta di dare un aiuto a ragazzi diversamente abili. L'Unione Cechi di Vibo Valenzi ha pensato di dare un supporto agli insegnanti di sostegno attraverso un vero e proprio workshop dedicato alle novità tecnologiche che facilitano le attività e l'apprendimento degli studenti non vedenti. Infatti nella locandina abbiamo chiamato due mondi che si incontrano, proprio per far conoscere il nostro microcosmo agli insegnanti di sostegno, che perché più di una volta, grazie a Dio, non sono molti non vedenti assoluti che vanno a scuola, però quando ci si ritrovano dei ragazzi, gli insegnanti disconoscono gli ausili e questa è un'occasione per far conoscere loro le tecnologie usate dai non vedenti. La tecnologia come va avanti per i normodotati, grazie a Dio va avanti anche per i disabili visivi. E la tecnologia di oggi, parliamo di un semplice smartphone che oltre alla funzione classica del telefono lo possiamo usare sia come scanner, quindi fanno una semplice foto, ci fa una scansione con l'OCR e il foglio in nero viene vocalizzato. Ma ci può dire di che colore è il capo indossato, ci può dire
quanti passi faccio al secondo, ci può dire mettendo un indirizzo di una strada, ci indica di dove girare, quindi come vedete la tecnologia ha fatto grandissimi passi da gigante. Sono 20 anni ormai che Franco Corbelli conduce le sue battaglie, che sono anche le battaglie di tanti calabresi e non solo. 20 anni, è iniziato tutto nel 94, i giornali internazionali sono accorti ben presto della sua azione, adesso è anche venuto il momento di fare un piccolo passo indietro e rileggere quello che è successo in questi 2 decenni. Novembre 1994, novembre 2014. Sono i 20 anni di impegno del Movimento Diritti Civili e del suo leader Franco Corbelli e che restituiscono l'immagine di un altro sud, quello della solidarietà e dei diritti civili, di una Calabria che combatte e non si arrende. Le battaglie dei diritti civili finirono persino sull'autorevole giornale americano il New York Times, che il 28 febbraio 1995 dedicò un'inchiesta sul dramma delle carceri in Italia ed intervistò Franco Corbelli. Tante le iniziative, dalla grazia fatta concedere il 22 agosto del 2000 al giovane migrante calabrese Natale Stramondinoli, che era stato arrestato perché renitente alla leva 20 anni prima. All'aereo cargo con gli aiuti alimentari per i bambini poveri etiopi allestito da diritti civili e consegnato il 17 febbraio 2003. All'aeroporto di Fiumicino, all'ambasciatore dell'Etiopia in Italia. Ma anche la lunga, ininterrotta battaglia iniziata nel giugno del 2001 e che continua ancora oggi per aiutare e salvare i 2 fratellini rom non vedenti, Marco e Branco, tolti da una tenda vergogna alle porte di Cosenza e fatti ospitare a Rende in un appartamento messo a disposizione gratuitamente dal comune. Curati, operati, fatti rimanere in Italia. La campagna per salvare Kate, una giovane nigeriana, dall'estradizione e dalla lapidazione nel suo paese promossa da diritti civili, a cui hanno aderito oltre 12.650 persone, di più di 60 nazioni di tutti i 5 continenti. E poi la vicenda della giovane rumena, Alexandrina, fatta restare in Italia e salvata dal carcere nel suo paese, dove era stata condannata per la morte dei suoi 3 bambini, avvenuta nel corso di un incendio, sviluppatosi per cause accidentali, mentre lei era uscita per andare a comprare del latte ai suoi 3 figlioletti. Per finire, ultima in ordine di tempo, la vicenda del piccolo Cocò, il bambino di Cassano barbaramente ucciso e bruciato insieme al nonno e ad una donna marocchina nel gennaio scorso, che diritti civili era riuscito a far scarcerare insieme alla sua giovane mamma detenuta il 22 dicembre 2012. Questo è un altro sud, afferma Corbelli, un'altra Calabria di cui essere fieri e orgogliosi. Allora, notizia di cronaca, è stata ritrovata bruciata l'automobile di Maurizio Mammoliti, l'operaio di 33 anni scomparso da venerdì scorso a Gioia Tauro. L'automobile è una Peugeot 107, è stata trovata dagli agenti della Polizia di Stato in una scarpata nelle campagne di Drosi. Ciò che resta dell'auto è stato sottoposto a perizie da parte della Polizia Scientifica per cercare di trovare qualche traccia utile alle indagini. Adesso abbiamo parlato di meteo nell'apertura del nostro telegiornale di questa edizione, situazione difficile in Calabria, soprattutto sulla fascia ionica, soprattutto nel Regino, scuole chiuse in diversi comuni della regione. Vediamo quali sono le previsioni secondo i nostri esperti di Cosenza Meteo. Ben ritrovati alle previsioni del tempo da parte di cosenzameteo.it. Il peggioramento annunciato da giorni ha investito la Calabria. Le immagini del radar della Protezione Civile, riferite al pomeriggio di ieri, mostrano le intense piogge che hanno colpito le aree ioniche reggine, catanzaresi e crotonesi. Sul resto della Calabria pochi fenomeni significativi, anche se non sono mancate le nubi, come queste splendide in sovraimpressione dette Mammatus, fotografate su Cosenza ieri pomeriggio da alcuni nostri utenti. Per domani, come mostrato dalla sinottica in sovraimpressione, è previsto un ulteriore peggioramento del tempo a causa dell'avvicinarsi di una bassa pressione al suolo dalla Tunisia. Vediamo quindi in dettaglio il tempo che farà nelle prossime 48 ore sulla Calabria. Domani avremo tempo perturbato con precipitazioni diffuse un po' ovunque, maggiormente intense su Regino, Serre Vibonesi, Ionio Catanzarese e Sila Piccola. Su Cosentino e Vibonese possibili temporanee schiarite nel pomeriggio. Temperature in calo di 2 o 3 gradi ovunque. Per quanto riguarda lo stato di mare e venti, possiamo osservare che domani lo Ionio sarà agitato o addirittura molto agitato, tranne sul Golfo di Corigliano sotto costa, che risulterà molto mosso. Il medio-alto Tirreno sarà generalmente molto mosso,
il Tirreno meridionale sotto costa invece sarà mosso. Venti di scirocco forti. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.cosenzameteo.it, dove potrete monitorare in tempo reale le condizioni meteo grazie a una fitta rete di stazioni meteorologiche dislocata sul territorio, da consultare anche su mappa territoriale interattiva. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. TGTN si chiude qui, ci vediamo 22.30 con la prossima edizione in diretta. Vi lascio in compagnia di Pino Gigliotti. Arrivederci, a dopo.